Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Allora vi lascio la parola al signor Nicola, che diciamo ha la rappresentanza del gruppo di inquilini che hanno comprato dall'operatore che si chiama CEE, che appunto ha realizzato un insediamento edilizio in questo piano di zona. Quindi lascio parola a Nicola, che vi spiegherà la loro drammatica situazione. Buongiorno, salve a tutti. Queste case che vedete alle nostre spalle, iniziate nel 2003, costruite sul terreno 167 con concessione edilizia rilasciata dal comune di Roma ad un'impresa, la CEE SRL, Costruzioni Edilizie Europee SRL, con un capitale sociale, sottolineo, di 10.000 euro, società che ha usufruito di agevolazioni fiscali e finanziamenti agevolati, sono attualmente pignorate. E il custode giudiziale è arrivato qui i primi di giugno di quest'anno e il pignoramento è partito addirittura dall'ex avvocato dell'impresa che ha avuto qui la concessione, in quanto non sarebbe stata retribuita, ma certamente per un valore risibile rispetto al valore attuale dell'immobile di questo complesso, che è non inferiore agli 8 milioni di euro. Al pignoramento di questo avvocato si è accodato Unipol Banca, erogatrice del mutuo fondiario, per un valore di 3.730.000 euro. No. Attualmente le oltre 20 famiglie che attualmente ci vivono, compreso il sottoscritto, ci viviamo dopo aver ricevuto dallo stesso costruttore le chiavi, hanno investito qui tutti i loro risparmi per l'acquisto della prima casa, e mediamente parliamo di oltre 100.000 euro. E stiamo correndo il gravissimo rischio di perdere, oltre le case, anche tutti i risparmi di una vita. Il Comune di Roma ha ideato, organizzato e coordinato il piano di zona, ha rilasciato licenze, ha concesso a questa impresa più proroghe, ad un'impresa che si è rivelata inadempiente rispetto agli impegni che ha preso verso i promissari acquirenti, ma si è rivelata inadempiente anche nei confronti rispetto alla convenzione che il Comune ha stipulato con questa impresa. Chiediamo che il Comune di Roma si prenda le proprie responsabilità, facendo valere la convenzione e la disciplinare stipulata con questa impresa. Chiediamo al Comune di rescindere questa convenzione e di creare... Adesso siamo nella zona dei 30 box che sono stati costruiti come variante di progetto. Ecco, questa è la zona che avrebbe dovuto essere completamente interrata, non avrebbe dovuto esistere. Chiediamo l'intervento del Comune per ridurre i disagi e la precarietà del vivere quotidiano qui a Castelverde. Abbiamo corrente di cantiere e acqua di pozzo. Chiediamo l'intervento del Comune. La pompa sotterranea che preleva l'acqua dal pozzo per utilizzare per il lavare. Non è acqua potabile, ma nelle abitazioni arriva solo acqua di pozzo, sì, che viene utilizzata giusto per i servizi igienici. Possiamo definire una volta per tutte le condizioni, no? Per cui i cittadini qui residenti che pagano le tasse, e questa è l'ama che mi è arrivata proprio stamattina, ecco, possano giungere finalmente al rogito ed avere una casa e dei servizi degni di una città come Roma, dei servizi che si possano definire veramente tali. Non chiediamo le case in regalo, le abbiamo pagate, vogliamo continuarle a pagare, ma le regole devono essere chiare ed i patti rispettati da tutti quanti. Va bene. La ringraziamo del suo intervento e sicuramente sarete visti da tutta la rete. Noi vi metteremo su internet, vi metteremo su YouTube e cercheremo con Facebook di diffondere la notizia di questa situazione, di questa realtà sociale. Arrivederci e grazie. Grazie a voi. Non siamo
partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno fa il culo, ognuno.